Rocky. Nutrezzo sempre io e oggi sono qui per farvi vedere dei video particolari. Sul web sono diventati virali questi video di timelapse sul cibo che marcisce, scade, e oggi appunto ho deciso di reagire a questi video e preparatevi che qui c'è il vomito facile. Ecco perché l'ho chiamato anche una specie di prova a non vomitare, e non sarà facile. Iniziamo col primo video di una sfida tra due hamburger. Una sarà il classico hamburger, quello fatto in casa diciamo, e l'altra versione McDonald's fast food. Vediamo un po' chi sopravvive. Ok, il primo hamburger già il secondo giorno si sta accartocciando. Beh, anche il secondo, devo dire. Il secondo, secondo me, non ce la fa. Però anche il primo si sta muffendo abbastanza. Forse il secondo si accartoccia, però comunque non ammuffisce rispetto al primo. Il primo, che cavolo, c'ha la barba a momenti, c'ha tutta quella muffa. Cioè, sono passati quasi 30 giorni ed è super ammuffito il primo. Chi l'avrebbe mai detto? Vabbè, sì, perché il secondo, i panini della McDonald's, c'hanno un po' di conservanti, un po' di robe chimiche. Lo si capisce in questo modo. Cioè, guardate il primo, proprio irriconoscibile dopo 40 giorni. Il secondo invece è rimasto quasi intatto, si è un po' appiattito, ma è rimasto più o meno quello. Tranne l'insalata, non si riconosce più. Quindi dopo 48 giorni il primo è ammuffito. Guardiamo il secondo, dopo quanto tempo? Qui siamo arrivati quasi ai 100. Guardiamo la prossima sfida. Ma che cazzo? Avevo visto tipo un liquido scendere da uno dei due panini. Cioè, guardate l'insalata del primo, come si accartoccia. Aspetta, non ho capito perché nella sfida precedente il secondo panino si ammuffiva dopo e adesso si è ammuffito prima. Non l'ho capita veramente. Wow, e ancora non abbiamo visto vermi, mosche, robe varie. Mamma mia. Cioè, guardate come si ammuffiscono così facilmente dopo 30 giorni. Ok, io non mangerei panini simili. Le prime mosche. Aia. Quando escono le mosche, dopo escono le larve. E preparatevi. Oh mio Dio, cosa è successo? Ma che cavolo? Ma si stanno mangiando la muffa. Ah, ok, adesso è il reverse, credo. Mi ero distratto per 5 secondi e non ci ho capito più una mazza. Cioè, guardate. Passiamo al prossimo timelapse. Questa volta sulle patatine fritte. Guardiamo un po'. Sempre la sfida tra patatine fritte, diciamo fritte in casa, diciamo la classica frittura, o la frittura della McDonald's, quindi le patatine, quelle chimiche della McDonald's. Secondo voi, quale resisterà delle due? Scrivetemelo nei commenti. Guardiamo un po'. Però, già quella della Mac si sta un po' appiattendo, svuotando. Il secondo però sta resistendo un po'. Sembra strano. La salsa del primo, madonna, che cavolo, è diventata una caramella. Cioè, guardate. Vabbè, il secondo proprio si è ammuffito direttamente. L'unica cosa buona del primo è che non si è ammuffito rispetto al secondo. E già questo è un passo avanti. Ora non so come lo vedrete voi l'immagine, se lo vedete specchiato, ma mi avete capito un po'. Quelle altre patatine fatte in casa, tipo immangiabili rispetto a quelle del McDonald's. Wow, dopo 50 giorni, anzi dopo 40 giorni, cioè, è immangiabile. Quelle della Mac stanno durando ancora, tralasciando la salsa che è diventata uno schifo. Io non la mangerei. Guardate in quelle altre patatine come si sta creando ancora la muffa. Proprio sta crescendo peggio della barba di Babbo Natale. Dopo 80 giorni proprio. Mamma mia, mi sta salendo tutto il pranzo. Meglio guardare quelle della McDonald's, che almeno sono un po' più invitanti. Sarà per via di tutti i conservanti che ci hanno inserito, probabilmente. Devo dire che l'unica cosa che è successo alle patatine del McDonald's, si sono un po' sgonfiate. Tutto qua. Le altre proprio hanno perso tutto. Andiamo con l'ultimo timelapse di oggi. E questo spero non faccia schifo come penso io, perché ho visto certi timelapse che ti vengono proprio da sboccare, proprio da vomitare. E questa volta vedremo il timelapse un hot dog. E qui seriamente c'ho paura, dove c'è carne c'ho paura. Vediamo un po' per quanto tempo resisterà. Già dopo quasi 24 ore vedo le prime mosche. Cioè, dopo un giorno già appaiono le mosche. E allora sì che prevedo una fine brutta. Cioè, guardate quante mosche. C'è quel moscone lì che sta girando un po' ovunque. Ok, vedo il pane un po' che si sta accartocciando. Sto vedendo qualcosa che non mi piace. Probabilmente usciranno le larve, sicuro. Quindi preparatevi. Chi è debole di stomaco, preparatevi allo schifo.
Ma dico io, proprio adesso devi far rumore tu con questa cosa. Guardate. Vedo le prime larve. Oddio. Oddio. Oh, si stanno già mangiucchiando qualcosa. Il wurstel è diventato proprio verde. Sembra un cetriolo, non è più un wurstel. Meno male che è velocizzato, così non vediamo lo schifo che fanno quelle larve. Ma sicuramente stanno mangiucchiando tutti i pezzi. Ritroveremo l'hot dog pieno di buchi. Però dai, la muffa non la sto vedendo ancora. La barbetta di muffa. Vedo solo il panino che si sta sgonfiando e mangiucchiato da queste larve. Mi stanno piacendo questi video, anche se alcuni fanno veramente schifo da guardare. Però per la scienza questo è l'altro, ovviamente. Quindi dopo quasi 20 giorni, in poche parole, il panino si è un po' accartocciato, un po' sgonfiato. Il wurstel è diventato verde e le larve hanno un po' mangiucchiato quella. Di muffa non ho ancora visto niente. E dopo 20 giorni non vedere la muffa può essere buono, anche se non lo mangerei io questo panino. Sono rimasto un po' senza parole. È stato molto bello, devo dire. Anzi, per fortuna che ho scelto cibi che non finiscono così male. Se poi ne trovate altri video simili, altri timelapse su cibo che, diciamo, marcisce, linkatemelo nei commenti e probabilmente ci farò un altro video. Detto ciò, direi di chiudere qua il video. Spero che in qualche modo vi sia piaciuto. Se sì, lasciate un like, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram e su altri social, link in descrizione. E niente, noi ci vediamo alla prossima.